Ciao ragazze, allora questo è un video preview su un'azienda che mi ha mandato alcuni prodotti da testare. L'azienda in questione si chiama Laboratorio Royal, di cui non avevo mai sentito parlare, sinceramente non l'avevo mai né sentita nominare su YouTube né in giro. L'ho sentita soltanto nominare da Cristina Generale, che è una youtuber molto brava, che io ammiro molto, perché fa pareri su cosmetici, fa tutorial molto veritieri, molto belli. Ci può sempre, comunque io imparo sempre qualcosa in più da lei, che saluto molto, ciao Cristina. E quindi mi ha mandato qualche prodotto da provare. Allora, voi se cercate questa marca non la trovate sotto il Laboratorio Royal, poiché questa è semplicemente il nome dell'azienda. Questa azienda gestisce tre marchi, di cui magari voi avete anche sentito parlare, ma io da ignorante non ho mai sentito parlare. Una è la Royal FM, che produce soltanto prodotti di make up. L'altra è l'Organic Element, che produce prodotti come creme per il viso e creme per il corpo. E l'altra è la Coat, una cosa del genere, non me lo ricordo. Vi lascio comunque il coso del blog qui sotto, in modo che potete andare a vedere come si chiama, che non ne ho idea, che tratta però prodotti riguardanti le unghie e magari accessori come pinzette e cose del genere. Loro mi hanno mandato qualcosa di ognuno di questi tre marchi. Iniziamo con la Royal FM, di cui, come tutte le case, sta uscendo con la sua collezione estiva. Mi ha mandato qualcosa della collezione estiva, però prima di farvi vedere questo voglio precisare: questi prodotti me li hanno inviati in omaggio, però non per questo io vi devo dire per forza che sono buoni. Mi dispiace, ma se un prodotto non mi piace ve lo dico, perché è la mia etica professionale. Anche se di professionale io non c'ho nulla, perché non sono una make-up artist, niente, sono semplicemente una ragazza appassionata di make-up come tutte voi. Tratto voi come se foste mie sorelle, quindi se vi devo consigliare un prodotto vi dico: questo fa schifo, quindi non lo comprare perché è veramente orribile, sprecheresti solo soldi. Oppure ti dico: cavolo, questo prodotto è veramente buono, guardaci, così se ti piace. Ma quindi, questo è il mio parere. Se volete credermi, sono contenta, perché comunque io lo dico sempre in tutti i miei video review, tutti i video in cui magari qualcuno mi manda qualcosa da provare, perché non mi sembra giusto che una ragazza guardi un video, perché è molto ultimamente ci sono molte ragazze su YouTube che fanno questa polemica sul fatto che magari molte ragazze hanno sempre prodotti in omaggio, e alcune però sfalsano il loro giudizio personale dicendo sempre che è buono, quando magari si vede dal volto che fanno una faccia tipo schifata perché un prodotto gli fa schifo, invece devono per forza dire che è buono. Mio parere non è giusto, perché noi ragazzi, in primis io, perché sono anch'io una ragazza che va in giro a vedere tutorial, review, haul, e quindi voglio la sincerità, quindi io sono tenuta a darvi il mio parere personale. Ma comunque questo per ora è un video preview, vi dico le mie impressioni iniziali. Allora, stavo dicendo, mi hanno inviato, scusate per il piccolo stacco, mi hanno inviato la loro collezione estiva. Non so se è il tutto della collezione estiva, ma credo che sia solo un qualcosa della loro collezione estiva. Me l'hanno inviato in questa bellissima scatolona, che è una scatola bellissima perché è una scatola magnetica. C'è la calamita sui lati, è una cosa fantastica, infatti appena la svuoto me la tengo perché mi piace molto. Magari ci potrei mettere dentro i pennelli, perché no? Comunque vi faccio vedere, la collezione estiva di quest'anno si chiama Floral Explosion, ed è questo bellissimo packaging, bellissimo, bellissimi colori, molto molto bello. Infatti sono rimasta così, appena aperto il pacco, perché nessuno mi aveva mandato una cosa del genere, quindi sono rimasta così ed ero tipo una bambina che girava: sì, che bello, che bello, che bello. Io sono un po' così, sono un po' schizzata. Allora, i prodotti che mi hanno mandato
C'è anche il nostro piccolo brochure per spiegare i prodotti, molto carino. I prodotti che mi hanno mandato sono questi. Sono due terre, barra illuminante, tre ombrettini, due smalti, due kajal, due rossetti e quattro gloss. Vi faccio vedere in dettaglio come sono. Allora, mi hanno inviato ovviamente due terre perché ovviamente loro non sanno che tipo di carnagione io ho. Quindi mi hanno mandato la nude e la warm. Vi faccio vedere la nude e dopo la warm. Allora, questo è un Brit Bronze Mineral Power. La cosa brutta è che qui non c'è l'inci, quindi non so dirvi se sono buoni rispetto all'inci o cose del genere. Magari provo ad informarmi, se vi interessa fatemi un commentino qui sotto, se magari vi interessa l'inci vi faccio sapere. Allora, questa è la colorazione 01 rosa del deserto nude. Il nome rosa del deserto è bellissimo perché rispecchia le crepature che ha il prodotto. Far vedere, ha una legatura con deserto e quindi ci hanno fatto le spaccature del prodotto, bellissima, una cosa molto bella, o me la sono inventata in questo momento o è così. La colorazione è questa ed è una terra, ma io lo userei come illuminante perché è questo bellissimo color carne brillante. Vedete, illumina leggermente, illumina, quindi è anche molto molto carino. Infatti sono rimasta molto sorpresa. A me la terra non piace più tanto perché non la uso mai, ce l'ho ma non la uso mai. Questa però è molto carina perché ha un tono illuminoso, ma comunque non lo userò come terra ma semplicemente come illuminante, molto carino. Mia sorella la userebbe come cipria perché a lei piace molto mettersela su tutto il viso perché lei ama, ha la carnagione un bel po' più scura di me. Io sono color cadaverico, lei è color persona vivente, quindi ha un color più accentuato e starebbe benissimo. Infatti suppongo che la colorazione warm la darò a lei. Ed è questa, si chiama sempre rosa del deserto, però warm, la 02, ed è questa colorazione. È un tono leggermente più scuro all'altra, ve li paragono. Io l'ho messo qui, ecco. Vedete, questa è la nude, questa è la warm. È un tono leggermente più scuro. Volendo potrei usarlo come blush, ma sinceramente ne ho tanti, la regalerò a mia sorella. Io sono color questo, lei è color questo. Gli piacerà sicuramente, ne rimarrà molto contenta. Allora, il packaging è essenziale, cioè minimo, perché si vede soltanto il prodotto, è un packaging trasparente. Mi piace molto il disegno che gli hanno fatto rispecchiando il nome del prodotto, è molto carino, non è per niente male. Non l'ho ancora provata, quindi non saprei cosa dirvi, vi direi una cavolata dicendovi altre cose. Poi, i prodotti che invece ho leggermente un pochino provato e che per ora mi sono piaciuti ma ancora devono passare sotto molti altri aspetti, quindi aspetto a dirvi la mia opinione, sono questi bellissimi tre colori. Sono questo rosa corallo, questo verde acceso e questo blu barra lilla, cioè blu barra viola. Inizio col blu barra viola perché personalmente io non ho mai provato ad usare il blu sui miei occhi, poiché mi avevano detto che il mio, cioè me l'ha detto un makeup artist che lavora in una profumeria a Cuneo dove abita mia sorella, mi ha detto guarda non usare mai blu perché a te non stanno bene. Ma ovviamente ragazza stupida io ci ho creduto, perché è vero, in effetti lo stesso colore delle mie iride non starebbe bene perché mi rimpicciolisce l'occhio e me lo andrebbe troppo a confondere. Però magari usare anche un tocchettino di blu, infatti io non ho blu a casa, però questo comunque è un blu barra viola, infatti ho detto magari questo potrebbe starmi bene. In effetti un po' l'ho provato, in effetti non è male, ovviamente non lo metto su tutta la palpebra, io lo uso soltanto per fare la sfumatura laterale. Il colore è questo, sono rimasta sorpresa dalla pigmentazione che hanno sui prodotti, è fantastico, non ho mai visto un prodotto con questa pigmentazione, infatti sono rimasta molto sorpresa. Ha un bellissimo colore per gli amanti del blu,
E io l'ho sfumato, faccio vedere. Questo è l'effetto sfumato, se no l'effetto grossolano è questo. Molto carino, non è per niente male, però comunque io per il blu non impazzisco, quindi non è male. L'ho detto, lo userò semplicemente magari per sfumarlo con un rosa o con un viola. L'altro colore che invece mi è piaciuto tantissimo alla prima vista è questo bellissimo rosa corallo. Tocco. Guardate che pigmentazione, bellissimo, molto molto bello. Ed è questo colore, bellissimo. Questo in confronto a questo è molto più pigmentato. È bellissimo, un bellissimo colore. Questo colore io lo adoro. Lo amo già a prima vista, molto molto bello. E sfumato, forse perché del blu ne ho messo poco sul dito, però visto sfumato di questo tipo. Volendo, forse si potrebbe anche usare come blush, perché no? È un colore comunque che a me piace molto. Proverò a usarlo un pochino come blush, magari ha un effetto, ha un uso doppio. Poi altro ombretto. Ah, non vi ho detto i nomi, i numeri. Questo verde è il 12. Questo color corallo rosa è il 10, invece questo blu viola è l'11. E questo verde faccio sempre, ecco, vedete, con una sola passata come è venuto fuori. Bellissimo, dove me lo infilo? Qui. Ed è questo bellissimo. Mamma, che punto brutto che l'ho messo. Aspettate che l'ho messo in un punto proprio orribile. Lo metto qui sulle nocche. Questo bellissimo verde, molto chiaro, non per niente pesante, appariscente, molto molto chiaro, però non è male, oddio, non è malaccio, è un bel colore. Poi, prodotti che mi hanno inviato, altri prodottini sono i due smalti, mi pulisco un attimino, scusate. Che sono sempre sui colori rossi. Uno è su rosso barra, non so se è uno rosso barra violace o cosa del genere, non me ne intendo io di smalti di questo tipo, perché io, sapete, metto lo smalto un po' così e via. Non mi interessa fare né nail art, cose del genere, ci provo ma non ci riesco mai. E sono questi due colori. Questo e questo. Io ho provato questo sulle mie unghie e devo dire che sono rimasta un po' stupidina. Anche se a me sinceramente questi due colori non piacciono, perché io uso sempre i colori sul naturale, sulle unghie, sul rosa, cose del genere, o sul grigio taupe, ma questi colori a me non piacciono sinceramente. La cosa che però mi ha lasciato così è che sono smalti che con una passata risultano tipo fosforescenti. E per ora vi faccio sapere poi in un video review dettagliatamente. E sono questi due colorini, 187 che è questo, no, sì, grigio, ma che grigio? Arancione, fosforescente. E questo è il 186 che è questo, bordo tipo rossato, una cosa del genere. La cosa strana è il packaging, perché girate e si solleva direttamente tutta la parte nera. Non so se è per evitare sgocciolamenti, quindi si evita che si sporchi tutto il cosino intorno, o è fatto così tanto perché piaceva questo packaging. Però, boh, vedremo. Poi, altri prodotti che mi hanno inviato sono questi due Kajal. Uno è lo 007 che è questo blu abbinabile con l'ombretto, questo, e l'altro è lo 006 che è questo argento barra verdino, ha qualche pagliuzzina verdina dentro, questi due. Allora, voi sapete che ovviamente per i Kajal è
qual è la pecca di questo prodotto è che magari mano a mano andando a consumarsi il prodotto diventa troppo grosso ed è inevitabile che non si faccia più la linea sottile, ma si faccia sempre più spessa. Quindi questa è la gran pecca di questi prodotti. Infatti questi prodotti non li ho mai comprati e non credo che li comprerei perché è solo spreco. Come prodotto in sé non lo so perché ancora non l'ho provato, quindi rimandiamo al dopo che li ho provati. Però i colori non sono male, oddio, il blu non mi fa impazzire, però il grigio è un bel grigio perché il grigio non ce l'ho. Poi i rossetti, anche questi per gli smalti sono colori rossi. A me il rosso sulle labbra non piace poiché non credo mi stia bene, ma uno è un colore che devo dire non è male. Il packaging innanzitutto è così. La collezione questa è la Totally Lipstick, questo è il colore 170. La confezione è così. La confezione mi piace molto perché a me piace il contrasto tra lucido e opaco. E la colorazione è questa ed è tipo un rosso sul marrone, quindi un colore carino. Da questo colore ha un profumo, ma non è quel profumo pesante, ha un profumo che viene da mangiare, da mangiarlo perché è un buonissimo profumo. Io non lo metto proprio carico carico sulle labbra perché a me i colori scuri non stanno tanto bene. Io lo metto un po' al centro, poi lo sfumo ai lati ed è tutto il mio mettere di questo colore. Però devo dire che è un bellissimo colore. Ha un profumo fantastico, ma non è di quei profumi che disgustano sulle labbra. Sulla tenuta, cosa del genere, non saprei dirvi. Dalla consistenza, è una consistenza cremosa, quindi non so com'è di durata, però il colore è bello. Per ora il colore è bello, vi posso dire soltanto questo. L'altro è un rosso acceso che è il numero 171. Beh, sapete, i rossi accesi non piacciono. Sono i colori di mia madre, questi piacciono a lei. A me non piacciono. Ed è questo colore. È molto cremoso, devo dire che è molto cremoso. Si stendono che è un piacere, però questi colori, questo colore qua è troppo scuro, a me non piace molto. E niente, non l'ho usato perché non è un colore che mi piace, però comunque lo andrò sempre a provare, per un parere ve lo provo sempre. Poi i prodotti che invece mi sono piaciuti moltissimo come colorazione sono questi, perché a me piacciono, sono questi quattro, perché a me piacciono i rossi come lucida labbra, ma non come rossetto, perché il rossetto dà un colore più pieno, invece questi danno un colore leggero. Partiamo appunto dal rosso che è il numero 010. Questi sono gloss a lunga tenuta, dovrebbero resistere anche all'acqua, quindi farò anche prova dell'acqua. L'applicatore è il classico applicatore, il colore è questo. È tipo un fragola. Molto carino, non è per niente brutto, molto molto carino. Poi lo 011 da questo aranciato barra pesca, molto carino anche questo, che è abbinabile con i due rossetti, quello più scuro e quello più chiaro. Questo molto carino, bello bello. Poi c'è lo 08 che è questo colore. Un pescato, questo è più sul pescato, mentre questo è più sull'arancio. Questo è lo swatch. Non si vede molto la videocamera, che sono quelli di Sprambo, il colore mi piace molto. Mentre quello che amo di più come colore è questo rosa antico. Che non ho, in tutti i gloss io non ho un rosa antico ed è quello che mi fa impazzire di più. Questo colore è bellissimo. Ed è questo bellissimo colore qui, fantastico, che è lo 009, molto molto bello. Come profumazione
Anche questa è una profumazione molto leggera. Sulle labbra adesso non so se svanisce cose del genere. Comunque vi farò, sapete che vi faccio sapere anche tutte le cose dettagliate. E quindi questi sono i prodotti cosmetici che mi hanno inviato. Vi farò dettagliatamente la recensione sia sul post che sia sul post, sia sul blog che ovviamente come video. Se volete andare a vedere i video le foto di questi prodotti, vi metto qui sotto nell'info box il link del mio canale, sì, del mio, ma cosa sto dicendo? Del mio blog, oggi sono fusa. Se avete provato questi prodotti, fatemi sapere come vi sono risultati, se vi sono piaciute cose del genere. Io personalmente questa marca l'ho vista da Coin. Quindi se volete andare anche soltanto a darci uno sguardo per dire vediamo che prodotti hanno mandato quella lì, la trovate da Coin. Nelle grandi profumerie non lo so, io non l'ho vista, però l'ho vista da Coin, è lì in mezzo a tutte le gran marche. Come prezzi non lo so, ma comunque mi informerò sicuramente. Con l'immagine di questo bellissimo scatolo che sicuramente mi terrò dopo. Vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video in cui vi faccio vedere i prodotti Organic Elements. Ciao ragazze!